Buonasera a tutti da Joker. E sono qui per farvi vedere il replay di cosa è successo oggi pomeriggio online in una gara che ho impostato nel circuito di Monza, nazionale di Monza. Ok, andiamo a vedere che cosa è successo in questo incidente. E poi tra l'altro mi ha sbalordito che io non avevo danni e la macchina dopo un po' di giri ha avuto dei danni in aerodinamica anteriore. Io mi aspettavo il posteriore, delle cose anomale e strane. Ok, fermo un attimo qua. Ecco, fermo un attimo qua perché ho scoperto anche chi è stata l'auto a causare l'incidente. Non è stato un Mercedes, ma andiamo nell'abitacolo. Anzi, prima guardiamola esternamente. Praticamente è stato uno col BMW. Io pensavo invece il Mercedes, che ha speronato quello del Mercedes. Io sono questo sull'M6. Ecco, questo Mercedes viene speronato da questa M6. Adesso piano piano mi avvicino, vediamo. Io sono questo qui, ok, anch'io su M6. Faccio sta no, un momento, io sono questo qui. Ecco, torniamo leggermente indietro, poco poco. Nelle immagini di questa BMW tocca questo qui. Guardate che botto. Io non c'ho ancora danni perché se andiamo dentro abitacolo, io sono qui. Torniamo appena appena indietro. Faccio stop. Adesso cerco di azzeccare l'auto che dovrebbe essere la 8. Ecco, questa qui è la 8, sarebbe quello sul BMW. Torno indietro. Ok, ancora un po'. Ecco, fermo qui. Questo signore qui sul BMW tocca questo signore qua sulla, dovrebbe essere stop sulla 7. Eccolo qui. Andiamo a vedere adesso su insegui, ecco. Quindi andiamo, ecco, il BMW sull'M6 sulla destra tocca questo signore, che non c'entra niente, guardate. Questo qui poteva stare tranquillamente a destra e non si sa perché, guardate, ha cambiato direzione senza motivo. Poteva stare lì perché lui sta proseguendo dritto. Ecco, guardate. Lo tocca. Appena appena, l'ha fatto apposta, Lo fa girare. Guardate. Pezzi che volano. Ok, fermiamoci qua. E questo è quello che è successo oggi pomeriggio, che avevo fatto una live. Andiamo dove sono io. Sono qui. Ecco, la cosa che mi sbalordisce di più è che praticamente cosa è successo? Io, non avendo danni, ho iniziato a avere la macchina che è incontrollabile.
torniamo indietro, guardate quello che è successo a me. Ecco, praticamente c'è stata già la botta qui. Io me ne ero già accorto perché entrando in abitacolo, torniamo appena appena indietro, quello che ho visto io. Sentite, io freno tranquillamente. Questo signore con Renault, no? Che è il numero 13, eccolo qui. Senza motivo, guarda, mi viene addosso, mi fa girare. Torniamo al numero 12, sono io, su bordo pista, appena appena indietro. Torniamo indietro in replay. Ecco qui, sto facendo come la moviola del calcio, ma anche qui ci sono le moviole, perché anche questo qui è uno sport, ma è uno sport molto pericoloso. Ecco, guardate, la Renault non ha motivi di venirmi addosso. Adesso io non capisco perché mi hanno tolto 3 punti dalla patente, che ero 1479, stasera sono 1474, 3 punti in meno. Adesso non vorrei che te li tolgano perché tu non arrivi primo. Questo poi lo scoprirò più avanti. Torno appena appena indietro, ok? C'è già stato il grave incidente. Guardate la Renault, questa qui gialla, cosa fa a me? Ecco, guardate, guardate bene. Torniamo indietro. Guardate la Renault. Senza motivo. Mi viene addosso. A me mi tolgono 3 punti. Io non ho toccato nessuno nella gara. Ditemi voi, forse i più esperti. Io mi sono trovato a 5 giri in gara con un avantreno rotto, no? Che non visibilmente, se stiamo a vedere più avanti, adesso non so se si può andare avanti cliccando così. Ecco, un avantreno sdrenato, no? Ma la macchina non ha niente. Cioè, voglio capire, ma qualcuno può entrare nei loro sistemi e hackerare il gioco? E mi sto domandando questo. Cioè, io mi sono trovato l'auto che è perfettamente, guardate, in condizioni ottimali. L'unica cosa, avrò preso questo cordolo, mi sono fermato qui apposta perché ho visto già 2 o 3 volte la moviola. Guardate, questo cordolo, torniamo ancora veloce. Io mi trovo una macchina al quinto giro inguidabile, inguidabile, cioè non andava più. Allora, due sole cose: o sono dei problemi online, questo qui poveretto, poi si è fermato. Era dietro di me e va ai box a riparare la sua Mercedes. Cioè, io mi sono trovato, ecco, questa macchina qui me la sono trovata che inizia praticamente appena tocco il freno va via come un sapone. Da allora, dopo questo incidente, in questo giro qui, che adesso non so perfettamente qual è, la mia BMW non ha più il suo assetto, è sparito, cancellato dal nulla. Mi sono trovato come se ero in un forte nubifragio, no? Sta piovendo fortissimo, e l'auto perde il controllo perché c'è troppa acqua sulla strada. Guardate, eh. Andiamo a vedere dentro l'abitacolo quanto sono di velocità. Qui mi segna 105, e questo qui piccolino. Andiamo avanti piano piano.
Ecco, sta iniziando praticamente a slittare. Questo perché non si sa, non lo so anch'io. Guardate, torno indietro. Io qui ho frenato normalmente, ma la macchina perde il controllo e siamo sui 139 orari, perde il controllo e i freni ci sono, eh? Torniamo ancora sul bordo pista. Ecco, da questo momento quest'auto inizia a non essere più perfetta. Praticamente giro dopo giro inizio ad avere anomalie strane. Guardate, ho perso il controllo, non si sa per come. È tutto, cioè, per me Project Cars ha dei gravi, gravi problemi. Ne saprò di più piano piano online con i prossimi video, se YouTube li vuole mettere, li vuole far vedere, perché mi sono anche incazzato. Alla fine sì, no, non è che ho detto parole, cioè ho alzato la voce, perché ho detto non è possibile in una gara, cioè avere personaggi che speronano così tanto per gioco ad altre persone. Cioè la macchina qui è sana e non ho nessun danno aerodinamico, niente, e sono saltati tutte le cose fuori. Allora mi sono domandato, qui c'è un qualcosa che non quadra. Sto rallentando per vedere se ho preso cordoli o qualcosa del genere. Andiamo ancora veloce. Ecco, il Mercedes di prima, lui si è comportato bene, poi poveretto si è fermato e giustamente non ha più il controllo. Adesso non si vede più perché è già entrato nei box, dovrebbe essere così. Vediamo adesso, vedete, non c'è più dietro. È entrato perché purtroppo aveva la macchina danneggiata. Ecco, io da questo momento guardate la macchina, questa è la seconda curva. Guardate che cosa succede. Io ho frenato. Torniamo indietro, piano piano indietro. Allora andiamo qua indietro un secondo. Ok, andiamo in abitacolo. Questo è un altro giro, eh. Qua segna 94, mi sembra di vedere. Sto frenando normalmente e la macchina si gira così, così senza un motivo, non c'è motivo. Ok, adesso sono già qua. Andiamo veloce avanti per vedere se questi sono gli unici cordoli. Sono passato sopra, ma ero al minimo, piano piano. Se volete, anzi, torniamo appena indietro così vediamo nella moviola questi quattro cordoli. Ecco, sono già passato. No, indietro. Troppo indietro, va bene. Sono andato troppo indietro. Qui il problema è che non si riesce a spostare la barra. Allora, questo qua è il primo giro. Questo è il primo giro. La macchina ancora è perfetta. Ecco, quando arrivo qui dovrei avere un problema. Ecco che esco fuori. Non si sa il perché di questa slittata. La macchina è andata via come il sapone. Secondo giro. Ancora non è finito.
Vabbè, passo quello con Mercedes che adesso va nei box perché ha dei danni. Secondo giro, la macchina ancora va via. Come sapone, ecco, torniamo indietro. Questi sono i cordoli che sono salito sopra. Andiamo in abitacolo per vedere la velocità. Sembra un 24 qua sotto qui. 20 all'ora, 21, 22. 20 all'ora, pianissimo proprio, perché insomma, le so queste cose. Beh, alla fine ho finito il video, finisce qui. Cosa posso dire, ragazzi? Adesso mi trovo con una patente di 1476, ma forse non mi hanno toccato nulla. Adesso prima era 1474, non lo so, non lo so. Comunque, forse la patente non me l'hanno toccata, perché ti tolgono i punti. È tutto. Vediamo di fare una prossima online e mettere dentro persone migliori. Devo aumentare praticamente, qui vi faccio vedere, quando creo un evento online, surrealismo. No, non è qui, impostazioni, neanche. Qua, avversario, no, non è questo. Regolamento, eccola qui, patente minima, qua dice 100, io adesso la imposto. Vediamo se si può mettere. Ah, ti mette proprio la tua? Ecco, patente minima 1400. 1400, l'ho salvata e così, insomma, con 1400 significa che sono già persone che hanno perso dei punti e non ne vogliono perdere più. Ok, ciao a tutti. Joker chiude, vediamo di fare un'altra di diretta al prossimo video. Ciao a tutti.